Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti, ben trovati a questa quarta giornata dedicata ai dialoghi istituzionali, uno spazio di confronto dedicato al riconoscimento per le attività del progetto A Scuola di Open Coesione 19-20. Oggi abbiamo per la prima volta tre progetti, quindi tre team da due magnifiche regioni, due dalla Calabria e uno dalla Sicilia. Manca un terzo gruppo della Calabria che purtroppo per problemi tecnici non ha potuto partecipare, ci dispiace, li salutiamo, sono gli Humanitis di Polistena e partiamo sicuramente con questa giornata. Due note tecniche velocissime, ci sarà una prima parte di presentazioni del progetto in sé. Dei referenti, ci daremo un volto, un viso, ripasseremo un po' brevemente i progetti che faranno poi tramite i loro componenti le domande ai referenti istituzionali e chiuderemo entro, spero, mezzogiorno, magari qualche minuto in più. Senza indugi, inizierei subito con un cappello introduttivo su ASOC, sulle attività pregresse, le attività di quest'anno, dando la parola al nostro responsabile che è anche responsabile dell'iniziativa Open Coesione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona De Luca. Prego, Simona. Ciao, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate e mi vediate. Eccomi qui. Io saluto e ringrazio tutti per la partecipazione in un momento che purtroppo è di nuovo un po' complicato anche per il mondo della scuola, ma insomma so che riusciamo a garantire questi collegamenti anche quando i ragazzi sono tutti collegati da casa. E ringrazio ovviamente i ragazzi, i docenti e tutto il team del progetto Scuola di Open Coesione che ha supportato la precedente edizione e che supporta il progetto nelle sue numerose attività. Quindi ringrazio Saverio che ci sta, diciamo, accompagnando in video in questa mattinata, così come Ilaria, Gianmarco, Cristina e Cinzia che lavorano intensamente al progetto. Qualche breve parola sul progetto, appunto, come tu hai anticipato in generale. Il progetto è un progetto che si rivolge alle scuole superiori e che propone contenuti per fare del monitoraggio civico a partire dai dati sui progetti finanziati dalle politiche di coesione nei territori. Le politiche di coesione hanno l'obiettivo di ridurre i divari territoriali, quindi di favorire il fatto che cittadini e imprese ovunque vivano e operino abbiano le medesime opportunità e le medesime occasioni, diciamo, per poter esprimere le proprie necessità e attività e quindi le politiche finanziano progetti di natura molto diversa e con ambiti di appartenenza molto diversi. Fare ASOC, quindi fare a scuola di Open Coesione, significa imparare diciamo, a fare scuola su temi che riguardano l'Europa, la trasparenza, il valore dei dati pubblici. Diciamo, una forma di educazione civica operativa, diciamo, che impegna e coinvolge direttamente gli studenti, i docenti che li accompagnano, ma anche le comunità e i luoghi in cui vivono, facendo anche un po' di statistica e quindi imparando a lavorare con i dati e a utilizzare e a far parlare le informazioni, diciamo, sia di natura amministrativa che statistica. La scorsa edizione ha visto il coinvolgimento di oltre 200 classi su tutto il territorio nazionale, con una prevalenza del mezzogiorno, ma diciamo una presenza anche di scuole del centro-nord, anche perché anche i progetti delle politiche di coesione, diciamo, sono progetti che si realizzano su tutto il territorio regionale.
nazionale e accanto agli studenti e ai loro docenti si sono mobilitate anche delle reti territoriali che affiancano il progetto e che sostengono gli studenti nelle loro ricerche. Mi riferisco in particolare ai centri di documentazione europea e ai centri di informazione che fanno parte della rete EDIC della Commissione europea, alle associazioni, alle organizzazioni che sono impegnate direttamente nei territori sui diversi temi e che fanno parte, diciamo, della nostra rete degli amici di ASOC, e ai referenti territoriali dell'Istat che appunto sostengono gli studenti proprio in quelle attività di natura più prettamente statistica che sono una parte rilevante del progetto. Credo che meriti un particolare riferimento il fatto che le classi dello scorso anno, ovviamente considerando la situazione di contesto e l'emergenza che ha interessato, diciamo, purtroppo tutti noi, ma che ha fortemente, diciamo, coinvolto il mondo della scuola, hanno realizzato questo progetto in, diciamo, come dire, superando delle sfide ancor più significative di quelle che abitualmente propone il percorso didattico di ASOC, e quindi, diciamo, oggi è ancor più un motivo di soddisfazione per noi poter ascoltare i risultati di queste classi, di questi team, che devo dire hanno ottenuto, appunto, nonostante tutto, veramente dei risultati di grande rilievo e rilevanza. La scorso anno, la scorsa edizione è stata anche la prima edizione in cui accanto alle nostre classi italiane si sono affiancati studenti e docenti di altri paesi europei, in quanto si è sperimentata una prima disseminazione internazionale del modello di scuola di open coesione, e quindi anche docenti e studenti di Spagna, Bulgaria, Grecia, Croazia e Portogallo hanno utilizzato i contenuti del progetto ASOC opportunamente tradotti e svolto ricerche di questo tipo. Io mi auguro il risultato, diciamo, di questa sperimentazione è stato molto positivo, e dicevo, mi auguro che in futuro, a condizioni di contesto normalizzate, questo possa rappresentare per tutte le classi e gli studenti che prendono parte a questo percorso didattico anche un'opportunità di scambio e di ulteriore accrescimento culturale che indubbiamente le condizioni di contesto hanno un pochino limitato nel corso dello scorso anno scolastico. Brevissima panoramica dei progetti finanziati dalle politiche di coesione che sono stati osservati dai team che hanno partecipato a Scuola di Open Coesione nella scorsa edizione. Vediamo una rilevante presenza di progetti finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il FESR. Le politiche di coesione sono un mondo ricco di acronimi, e quindi ormai però penso che tutti quelli che oggi sono collegati abbiano imparato, diciamo, in qualche modo ad avere una certa confidenza con queste sigle, ma anche le risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno sostenuto molti dei progetti che sono stati osservati dai diversi team. E vediamo una sostanziale copresenza di progetti finanziati nel precedente ciclo di programmazione, il 2007-2013, e progetti invece in corso con finanziamenti dell'attuale ciclo, che è il 14-20. I temi prevalentemente selezionati, diciamo, dai team che hanno osservato i progetti riguardano l'ambiente, cultura e turismo e anche l'inclusione sociale. Ma vediamo, diciamo, da questo grafico, dai quadrati colorati di questa rappresentazione, questa infografica, che comunque c'è una pluralità di temi che in qualche modo rispecchia la pluralità delle diverse forme di intervento delle politiche di coesione. Ovviamente anche la prevalenza di un tema rispetto a un altro è per tutti noi un segnale di ciò che è particolarmente sentito e vissuto come rilevante nei territori in cui i progetti si realizzano. Ultimo elemento di commento è nelle attività di monitoraggio civico che vengono svolte nel progetto, diciamo, i ragazzi fanno una ricerca molto approfondita che viene poi
Sintetizzata all'interno del report di monitoraggio civico che è pubblicato sulla piattaforma Moniton, anche in un giudizio sintetico. Vediamo che rispetto a quelli osservati nello scorso anno, oltre la metà ha riportato, diciamo, un giudizio positivo, quindi appare concluso e utile o in corso e procede bene, ma diciamo, abbiamo anche un certo numero di progetti che invece segnalano criticità e segnalano, diciamo, difficoltà nell'attuazione. Quindi procedono con difficoltà o risultano bloccati o addirittura sono conclusi, ma non hanno ancora avuto l'opportunità di dare, diciamo, alla comunità del territorio un'effettiva evidenza dell'utilità della loro realizzazione. E questo è, diciamo, uno degli elementi, siccome dicevo, questo è un giudizio sintetico che però poi nelle articolate attività di monitoraggio che vengono svolte è arricchito, diciamo, da critiche costruttive. Sono elementi, diciamo, molto utili proprio in un confronto, con le istituzioni. Concludo questa rapidissima panoramica soltanto, dando evidenza al fatto che, al progetto Scuola di Coinclusione nelle diverse edizioni e anche nella precedente edizione di cui oggi appunto abbiamo, rappresentanti di varie classi, abbiamo, diciamo, un'adesione da parte di diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria, quindi licei, ma anche professionali, tecnici, istituti d'arte, con diciamo quindi una varietà di indirizzi e di diciamo competenze che si affacciano a un percorso così composito. Questo è per noi, diciamo, un elemento molto rilevante che ci segnala e ci conferma, essendo ormai al lancio dell'ottava edizione, come si tratti appunto di una forma di educazione civica operativa, così l'ho definita, diciamo, all'inizio, che riesce ad adattarsi ai diversi contenuti dei diversi curriculi scolastici. Anche le classi sono in prevalenza dei terzi o dei quarti, ma in funzione dell'organizzazione delle diverse istituzioni scolastiche abbiamo visto svolgere con successo il progetto anche nelle classi prime o nelle quinte, in funzione ovviamente quindi del supporto e dell'organizzazione che gli stessi docenti danno ai diversi gruppi classe. Io mi fermo qui e vi ringrazio, resto ovviamente in un ascolto molto interessato del confronto che si terrà anche questa mattina e quindi auguro a tutti buon lavoro. Bene, grazie Simona De Luca. Iniziamo allora questa finestra, questa giornata dedicata ai dialoghi con le presentazioni. Io partirei perché mi sembra giusto, perché permettono intanto a tutti noi di poterci vivere questa giornata, ma anche perché permettono a me di svolgere bene questo lavoro. Inviterei tutto il team a farsi vedere, li citerei, quindi Ilaria Di Leva e Cristina Di Luca, che fanno tantissime cose in back, ma in questo momento specifico, nella fattispecie, sono la nostra regia. Gianmarco Guazzo, che è un po' il senior di questo gruppo, di questo team, che adesso è responsabile Deus ex machina dello sbarco di ASOC in Europa, e Cinzia Roma, che è la responsabile di tutte le reti, si barcamena con quelli che vengono chiamati gli stakeholder di ASOC. Bene, vi ringrazio, grazie per l'aiuto che mi date e l'aiuto che date a tutti. Bene, passiamo subito invece insomma, alle persone alle quali tutti i ragazzi oggi vorranno fare delle domande. Partirei dal nazionale. E per il NUVAP, Nucleo Valutazione e Analisi della Programmazione, per il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tito Bianchi. Bianchi, buongiorno. Ben trovato, non la Salve. vedo, eccolo. Salve Salve, a siamo tutti, pronti? piacere di essere con voi. Mi stacco? Sì, no, guardi, preferiremmo che i referenti rimanessero sempre in campo, se non avete nulla in contrario, così diventano anche un punto di riferimento. Bene, sempre sul nazionale per il NUVEC, Nucleo Verifica e Controllo, Agenzia per la Coesione Territoriale, Giuseppe Guerrini. Buongiorno Guerrini.
Buongiorno, eccomi. Perfetto, la sentiamo benissimo. No, Grazie anche a non lei. nuovo a questa esperienza, mi fa piacere ripartecipare. Bene, grazie. Per la Regione Calabria, dirigente generale Dipartimento del Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Roberto Cosentino. Cosentino? Sono qui. Non la vediamo, provi ad attivare la cam. Ok. Mi vedete? Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Io so che lei ha degli impegni, qualora, sì. Anzi, quando deve andare, mi blocchi pure, così la salutiamo e ci salutiamo. Bene, va bene? Ok, grazie. Bene, l'unica donna presente, e siamo molto contenti, Regione Siciliana, componente nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici della Regione Siciliana, esperta in valutazione e programmi riguardanti anche l'inclusione sociale, Ornella Pagano. Buongiorno, buongiorno Pagano. Ben arrivato, non la sento. Provi un attimo. Sì. Ah no, adesso la sento benissimo. Okay. Probabilmente era la mia voce. Che so. Ok, bene, andiamo a conoscere un pochino quelli che saranno poi i vostri interlocutori, quelli che vi faranno terrificanti domande alle quali sarete in difficoltà. Partiamo dalla Regione Calabria. E partiamo dal liceo scientifico Zaleuco di Locri con il lavoro del team IGEA 2.0, vincitore della menzione speciale Sfida Raccolta. Gli studenti hanno monitorato il progetto sulla casa della salute di Siderno. Abbiamo in collegamento la professoressa Luisa Totino. Luisa, buongiorno. Buongiorno, ora attivo anche la camera. Meraviglioso. Mi vedete? Sì, a posto. Buongiorno, io saluto tutti. Buongiorno a tutti, saluto il team ASO che ringrazio che ci ha dato questa possibilità di questo dialogo confronto oggi e ringrazio anche i rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali che hanno accolto questo dialogo confronto con i ragazzi. Io che posso dire? Io sono stata orgogliosissima di seguire questi ragazzi che non si sono mai persi d'animo. Quindi hanno mantenuto la caparbietà e la volontà di seguire questo percorso e questo monitoraggio su una criticità annosa della nostra terra, che è quella della salute e delle strutture che devono essere adeguate a questo. E anche durante il lockdown non si sono persi d'animo, quindi hanno continuato a ricercare, a trovare soluzioni, a non stancarsi mai. Io penso che la voce dei ragazzi è come una cascata prorompente che purifica, vivifica e rende fertile questo ambiente. Quindi io sono speranzosa che si può cambiare, che bisogna dare sempre più voce alla forza di questi giovani. E io ho imparato molto, perché anche se uno guida un team nel monitoraggio, impara anche. E ho imparato tanto, cioè a non arrendersi mai. E i ragazzi lo hanno dimostrato e ora lo sentiremo dalla loro voce. Grazie a tutti ancora. La ringrazio, siamo tutti d'accordo con lei. Passiamo subito allora a uno dei protagonisti per il team IGEA 2.0, Domenico Tassone, per una breve presentazione. Domenico, ci sei? Sì, ci sono, ecco. Grazie. Fantastico. Allora, prego. Comincio col dire che il team IGEA 2.0 si compone di ragazzi di due diverse classi del liceo scientifico Zaleuco di Locri. Siamo stati tutti uniti dalla voglia di migliorare la qualità dei servizi sanitari e assistenziali offerti dagli enti pubblici nel nostro territorio. In particolare abbiamo deciso di farlo ponendo una lente di ingrandimento sul progetto Casa della Salute di Siderno. La Casa della Salute è un progetto, sarebbe una struttura che, se attivata, permetterebbe all'azienda sanitaria provinciale di gestire in maniera efficace quelli che nel lessico del pronto soccorso sono definiti i codici bianchi e i codici verdi. Siamo subito scesi in campo e attraverso un sondaggio abbiamo potuto constatare che più del 60% del campione da noi interpellato, composto da semplici cittadini calabresi, cittadini della Locride, ignorava la funzione che la Casa della Salute dovrebbe ricoprire nell'ambito del nostro distretto sanitario.
Veniamo però un po' alla storia di questo progetto. Là dove dovrebbe sorgere la Casa della Salute attualmente, in passato vi era un presidio ospedaliero. Nel 2013, in elementi della politica regionale, nasce l'idea di riadattare questo presidio ospedaliero, di trasformarlo. Solo nel 2017 però è stata firmata una convenzione tra la Regione Calabria e l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che ha messo a disposizione dell'ente appunto attuatore, che è sempre l'ASP, un finanziamento di 9.760.000 euro, che dovrebbe servire proprio per l'ammodernamento della struttura e per la sua trasformazione. Questi fondi sono però attualmente bloccati nelle casse dell'azienda sanitaria a causa di numerosi intoppi burocratici, in particolare di alcune modifiche nel codice degli appalti ed anche del decreto Calabria, che recentemente ha decretato il commissariamento della stessa azienda sanitaria. La Casa della Salute dovrebbe garantire a tutti i cittadini della Locride prestazioni ambulatoriali concentrate, perché attualmente tutti gli specialisti ora sono sparsi con i loro ambulatori sul territorio, e dovrebbe soprattutto permettere di risolvere alcuni dei problemi che sono ormai veramente atavici per la sanità calabrese, che la caratterizzano da innumerevoli anni. Abbiamo parlato con numerosi referenti istituzionali, anche del passato, alcuni assessori regionali. C'era stato detto che l'azienda sanitaria ha investito in Vitalia S.P.A. Del ruolo di pubblicare finalmente i bandi di gara. Quindi forse il progetto è in via, in fase di, dovrebbe cominciare l'attuazione del progetto stesso a breve. Noi abbiamo dato il massimo, sicuramente siamo riusciti a riportare l'attenzione, a riportare il problema, ecco, al centro dell'attenzione mediatica, però crediamo che sia necessaria una serie di interventi che, proprio a partire dalle istituzioni, portino all'apertura e all'attivazione di una struttura che sarebbe indispensabile nella Locride per tutti. Grazie. Bene, grazie Domenico. Passiamo allora al secondo gruppo della Calabria, l'Istituto Ciliberto di Crotone, il team Terra di Mezzo, primo classificato per la Regione Calabria. Gli studenti hanno monitorato il progetto Libera Terra Crotone, che prevede la ristrutturazione del comune di Isola Capo Rizzuto, di un capannone agricolo e di una palazzina nei terreni confiscati alla famiglia andraghetista degli Arena e gestiti oggi dalla cooperativa sociale Terre Ioniche. Abbiamo in collegamento per noi e con noi la professoressa Rossella Frandina. Rossella, buongiorno. Buongiorno, un attimo solo. La vede? Eccola. Ok, buongiorno. C'è freddo in Calabria? Come? C'è freddo in Calabria, la vedo tutta bardata. Stare a scuola in questi giorni non è stato semplicissimo. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare e salutare ovviamente i referenti nazionali e quelli regionali per questa importantissima occasione di confronto. Il mio grazie però andrà soprattutto ai membri del team di A Scuola di Open Coesione, perché ASOC ci ha consentito in questi anni, e in particolar modo nell'anno scolastico appena passato, che è stato particolarmente difficile da affrontare, di vivere il tempo scuola in maniera profondamente diversa. Comunque la si pensi, io credo che la scuola, quella vera, quella che dovrebbe insegnare ad affrontare la vita e dovrebbe formare dei cittadini attivi e responsabili, debba dare la possibilità di scegliere se essere una componente meccanica di una catena di montaggio o un essere pensante. E se questi strumenti vengono dati attraverso il rigore scientifico che è proprio del data journalism, io credo che allora forse si potrebbe davvero innescare un processo virtuoso che i ragazzi hanno la possibilità di portare avanti anche al di fuori delle aule scolastiche. Il percorso che i ragazzi di Terra di Mezzo hanno seguito lo scorso anno non è stato semplice, però è stato importante perché finalmente hanno raccontato una Calabria anche lontana dai soliti stereotipi. La Calabria, hanno parlato della Calabria del malaffare, ma anche di una Calabria fatta di brava gente, della Calabria che ha bisogno dello Stato, di una Calabria che lotta soprattutto quando è sola.
hanno parlato di mafie, e parlare di mafie in certi contesti non è semplice, però lo hanno fatto attraverso una web radio, e questo secondo me è stato un dato assolutamente importante, perché se a fare scelte di questo tipo sono giovani studenti, allora forse inizia davvero un percorso di vita che prescinde dalla partecipazione ad un contest. Hanno raccontato storie, hanno scelto dei modelli, hanno provato a modo loro e per l'età che hanno a fare controinformazione, e hanno soprattutto capito che i fondi comunitari devono essere per la Calabria uno strumento per raggiungere un obiettivo certo, che è la convergenza, e non un bene di consumo divorato da pochi che poi alla fine non porta mai al bene comune. Per questo da docente dico che ASOC ha rappresentato, per noi che li abbiamo supportati e per loro, una presa di coscienza, davvero una finestra sul mondo, un modo diverso forse di guardare a quella che poi è la realtà che ci appartiene. Per questo io ribadisco il mio ringraziamento e l'auspicio che ASOC diventi un modello applicabile davvero a tutto il sistema scuola. Grazie. Grazie Rossella, noi raccogliamo, io e i miei colleghi, e siamo molto felici e speriamo che il tuo auspicio diventi realtà. Bene, partiamo subito anche con voi con la breve presentazione. Chiamerei Alessandra Costarella per la presentazione del progetto In Terra di Mezzo. Prego, ci sei Alessandra? Buongiorno, sì, sto attivando la fotocamera, arrivo subito. Magnifico, è tutto lo spazio è tutto tuo nel frattempo. Non so se mi vedete. Non ti vediamo. Adesso sì, perfetto, prego. Allora, perfetto, buongiorno, io sono Alessandra Costarella e sono una project manager del team Terra di Mezzo. Quest'anno come team abbiamo deciso di occuparci di quello che noi riteniamo essere il problema del nostro paese, ovvero la 'ndrangheta. La 'ndrangheta infatti gestisce appalti e esercita un controllo sul traffico dei migranti, sui nostri territori, sui fondi europei e sulle nostre vite. Il nostro è stato un percorso difficile e resiliente, infatti non nascondiamo anche di aver avuto paura, perché comunque parlare di mafia vivendo in certi contesti non è semplice. Mettersi in gioco in prima persona ha richiesto appunto tenacia e soprattutto coraggio. Siamo però consapevoli, oggi più di ieri, che serve un cambiamento culturale che parta soprattutto dalle nuove generazioni, che sono le più pronte, come amava ripetere Paolo Borsellino, a combattere il puzzo del compromesso. Abbiamo quindi capito, durante questo nostro percorso, che occorre partire da noi stessi e trovare dei modelli e stare accanto a chi combatte in prima persona. Il nostro è stato un viaggio lungo e fatto di incontri e di speranze. Il progetto è partito dalla voglia di raccontare una Calabria diversa e, permettetemi di dire, una Calabria vera. Abbiamo deciso di monitorare il progetto Libera Terra Crotone, che prevedeva la ristrutturazione nel territorio di Isola di Capo Rizzuto di un capannone e di una palazzina nei terreni confiscati alla famiglia 'ndranghetista dell'Arena. La cooperativa sociale di cui ci siamo occupati lavora principalmente su due canali: l'agricoltura biologica e il turismo responsabile, e raccontando praticamente quella Calabria grazie alla quale un bene simbolo del potere di 'ndrangheta è diventato un presidio di legalità. Purtroppo però gli altri giudiziari dimostrano che una parte dei beni confiscati nello stesso territorio è tornata alla 'ndrangheta. Ammontano infatti a 640 anni di carcere le pene inflitte dal GUP distrettuale di Catanzaro contro 65 imputati, nel processo scaturito dall'operazione Johnny, con cui nel maggio del 2017 fu inferto un duro colpo agli Arena. Le cosche nel nostro territorio sono ancora fortemente strutturate e capaci di trarre affari illeciti con le più importanti 'ndrine delle altre province calabresi, mantenendo ramificazioni anche all'estero, come dimostrano le recenti inchieste giudiziarie. Per molto tempo qui ad Isola di Capo Rizzuto Libera è stata praticamente messa al bando. Le iniziative che organizzava l'ex sindaco Girasole andavano puntualmente deserte. Oggi, come ha ribadito il senatore Sandro Ruotolo, Terra Ionica è una realtà in presidio di onestà, dove prima imperava il malaffare. Abbiamo capito in questo nostro percorso che le mafie si combattono opponendo al silenzio la parola. Consapevoli quindi che di mafia si parla sempre meno, abbiamo creato una web radio dal nome Radio Ride, che ci ha permesso di intervistare chi direttamente o indirettamente è entrato in contatto con il mondo mafioso. Abbiamo deciso di intervistare chi, come Giovanni e Luisa Impastato con Casa Memoria, Roberto Gaetani con Casa di Paolo, Francesco Andreozzi con la Fondazione Fava,
portava avanti le idee di chi ha pagato con la propria vita il credere nella giustizia. Abbiamo intervistato inoltre la mamma di Dodò Gabriele, vittima innocente di mafia. Un bambino di soli 10 anni ucciso a Crotone mentre giocava a calcio con il suo papà, a cui abbiamo deciso di dedicare il nostro progetto. Il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, il senatore Sandro Ruotolo e il presidente Pietro Grasso. Oggi siamo consapevoli che l'attività di monitoraggio di un bene confiscato dovrebbe prevedere una maggiore presenza della comunità cittadina, sul modello europeo che vede la partecipazione del gruppo Abele e dell'Integri Pax. La fiducia dei cittadini nell'integrità e nell'efficacia del processo di confisca è una funzione del livello generale di legittimità delle istituzioni pubbliche e di fiducia in esse, ed in particolare nel sistema giudiziario, che potrebbe essere rafforzata in un territorio difficile come questo, sulla scia di quanto proposto in sede europea, con attività di monitoraggio alla luce di analisi PESTOL e SWOT. Questa terra, che è nostra e non dei mafiosi, ha il diritto e il dovere di riscattarsi da questo gioco. Basti pensare che in questo luogo difficile, in questa cittadina di 17.000 anime, che si divide tra zona costiera e latifondo agrario, a 2 passi dallo Ionico inventevole di Le Castella, c'è l'area marina protetta più grande d'Italia, uno dei parchi eolici e dei CARA più grandi d'Europa e uno dei 3 aeroporti calabresi. Qui, secondo gli atti giudiziari, l'hanno fatta sempre da padrone di arena, ma noi, figli di una terra di mezzo che resiste e combatte, continueremo a procedere in direzione ostinata e contraria, con la volontà di essere liberi e di crescere liberi, perché la Calabria vera è fatta anche di gente che lotta. Grazie. Grazie a te, Alessandra, parole molto belle, molto toccanti. Andremo avanti, vedremo quali saranno le vostre domande. Alessandra, se ci dovessimo rivedere, ricordiamoci che la tua telecamera è posizionata male, ti vediamo tipo a metà, tronca. Bene, passiamo lo stretto e passiamo dalla Calabria alla Sicilia. Dalla Sicilia, per l'istituto Einaudi Pareto di Palermo, con il lavoro del team Social Rangers, vincitore della menzione speciale ambito tematico. Gli studenti hanno monitorato il progetto dormitori, mense, unità di strada. Nello specifico, il progetto riguarda il dormitorio a casa di Aldo. Abbiamo in collegamento, o dovremmo averla, la professoressa Alessandra Marina Dia. Alessandra Marina? Eccomi, non so se mi vedete. Non ancora, ma la vediamo adesso. Prego. Buongiorno, Ok. ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto è molto piacevole essere qui stamattina e parlare con tutti voi, con le istituzioni. Desidero innanzitutto ringraziare il team di A Scuola di Open Coesione, ma soprattutto ringraziare i miei compagni di viaggio che in questo momento ci stanno guardando e ascoltando. In particolar modo la mia collega, la professoressa Ida Mariolo e il dottor Domenico Caeti, che insieme a me e a tutto il gruppo della classe, oggi classe quinta, abbiamo iniziato questo monitoraggio civico. E a Scuola di Open Coesione per il nostro istituto è una grandissima opportunità e soprattutto un percorso straordinario che da tanti anni ormai portiamo avanti, in cui crediamo per la valenza formativa per noi docenti prima e per gli studenti dopo. Quest'anno abbiamo scelto come ambito quello della inclusione sociale, proprio perché desideravamo che i ragazzi potessero guardare la nostra città con uno sguardo diverso. Parlare di un dormitorio è sicuramente un argomento un po' scomodo. Parlare di senza tetto, quindi senza dimora, persone emarginate, persone che non hanno da mangiare, non hanno una casa, è stata sicuramente un'avventura incredibile che ho voluto portare avanti forse un po' meglio, ma quando è arrivato il lockdown ci siamo trovati un po' a dover ridimensionare in qualche maniera il nostro percorso e a rivedere chiaramente le nostre interviste e l'attenzione sul progetto che stiamo portando avanti. Noi abbiamo voluto far vedere ai ragazzi, a degli adolescenti di 17-18 anni, che la nostra Palermo è una bella città, una grande città, ma che insieme nasconde anche degli altri percorsi che ha
naturalmente delle persone che hanno bisogno di aiuto e soprattutto in questo momento di grande pandemia il pensiero che ci sia un dormitorio che funziona e che ci siano delle politiche di coesione che ci aiutano è stato di grandissima consolazione. Ammetto che è stato un percorso difficile, soprattutto in questo anno di pandemia, però la considerazione finale che abbiamo fatto è che fortunatamente, grazie alla presenza dell'Europa e a delle politiche di coesione, anche i senza tetto, anche coloro che sono considerati gli ultimi e emarginati della nostra società, hanno sicuramente un'opportunità, è un'opportunità importante. Ed è per questo motivo che ringrazio proprio anche i miei ragazzi che si sono, come dire, appassionati, che nonostante siano degli adolescenti, abbiano iniziato a guardare anche con un occhio diverso quello che c'è attorno a noi. Ed è per questo motivo che la nostra project manager ci racconterà un po' del nostro percorso. Grazie. Grazie Alessandra, e, come dire, da una meravigliosa città come Palermo, prendo spunto per ringraziare anche tutti quelli che, per tutti i professori coinvolti, tutti i docenti coinvolti in questo progetto, hanno dato una mano in back, nascosti, ma anche colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutti i referenti regionali, istituzionali, anche a livello nazionale, che ci stanno seguendo, che non sono partecipi a livello attivo a questa finestra. Passerei subito la parola quindi all'alunna Martina Zito per presentarci il progetto Social Rangers. Prego, ci sei? Sì, Allora, eccomi qua. quindi, Martina, prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Martina Zito e sono la project manager del team Social Rangers dell'Istituto Einaudi Pareto di Palermo. Sono molto lieta di essere qui stamattina insieme ai miei compagni, alle nostre docenti che ci hanno seguito in questo percorso, la professoressa Ida Mariolo e la professoressa Alessandra Dia ed il dottor Caeti di Europe Direct. Il nostro progetto racconta la nostra città, la nostra Palermo, che spesso ci mostra aspetti ignoti ed estranei a molti di noi. Palermo non ha solo il sapore dei turisti che sbarcano dalle navi da crociera o che salta alla ribalta per il suo straordinario sito UNESCO. Qui, nella nostra città, miseria e nobiltà si fondono. Accanto ai palazzi ottocenteschi, agli eredi dei Gattopardi, all'arte presente dai secoli scorsi, c'è una povertà che non è racconto di altri tempi, è cronaca. C'è un'altra realtà, quella degli emarginati, degli diseredati, dei senza dimora, quella parte di città dimenticata che ci ha indotto a scegliere il tema dell'inclusione sociale. Il progetto monitorato sul portale di Open Coesione, Dormitori Mensa Unità di Strada, è un progetto che ha come obiettivo specifico la riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora. La scelta di monitorare questo progetto nasce dall'esigenza, ma anche dalla curiosità, di guardare intorno a noi, intorno alle nostre case. Ci sono migliaia di persone che cercano di rimanere in piedi, al limite della dignità umana, in baracche, anfratti, sottopassaggi, sui marciapiedi, nelle piazze, nei parchi pubblici. Allora ci siamo posti delle domande su chi vive vicino a noi. Chi sono le persone senza dimora? Come si arriva a trascorrere la gran parte del proprio tempo in strada, ai margini del sistema di diritti, doveri, risorse e relazioni? Il progetto monitorato riguarda proprio un dormitorio a bassa soglia, a Casa di Aldo, sito in una zona degradata della città di Palermo. Abbiamo incontrato un mondo nuovo che ci ha stupito, aperto ad una nuova visione dell'altro. Una grande ricchezza umana che si è concretizzata in quell'edificio che non abbiamo potuto direttamente monitorare a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Ma ci è piaciuta l'idea di sapere che esistono interventi importanti a favore dei più deboli, che nessuno è lasciato realmente da solo e che soprattutto oggi, in piena pandemia, questa struttura è aperta e accoglie ancora più di prima chi una casa dove rifugiarsi non ce l'ha. I primi mesi di monitoraggio ci hanno aperto un mondo nuovo. Siamo stati alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte, un esempio di accoglienza. Prima che il Covid ci fermasse, abbiamo raccolto dati, intervistato la responsabile del progetto al Comune di Palermo, la dottoressa Provenzano. E soprattutto abbiamo avuto un incontro costruttivo con il sottosegretario di Stato alle politiche sociali, il senatore Di Piazza. Durante i mesi del lockdown abbiamo scritto, raccolto dati, letto articoli di giornale, anche se molte domande sul reale utilizzo dei fondi non è stato possibile farle ad altri interlocutori, tra cui i gestori dell'Opera Don Calabria. Oggi la nostra più grande considerazione è sapere che il dormitorio a Casa di Aldo è una certezza, esiste, è un conforto per quanti non hanno una casa. E questo grazie alle politiche di coesione, grazie all'Europa. Ma il futuro?
Pensiamo che sia necessario ripensare e approcciarsi in modo molto diverso ad una tale problematica, che non dovrà agire sempre in emergenza, ma sistematizzarsi nel territorio con la proposta di un sistema di accoglienza e accompagnamento articolato in una pluralità di servizi ed ambiti di intervento, capace di farsi carico della persona in stato di povertà estrema, tenendo conto delle necessità e delle risorse presenti a seconda delle specifiche situazioni, senza innescare quell'effetto di cronicizzazione del disagio che, viceversa, le politiche emergenziali e essenzialistiche rischiano di produrre, perché nessuno mai deve essere lasciato solo. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Martina. Niente, iniziamo quindi, andiamo proprio sul motivo per cui siamo qua con le domande. Vedo tutti i referenti pronti. Inizieremo da il team IGEA 2.0 per permettere al dottor Cosentino di poter rispondere almeno alla prima domanda. E quindi invito subito Chiara Sgambelluri. Chiara, ci sei per la prima domanda Buongiorno. rivolta? Non ti vediamo? Sì, ho già Solo, comunicato che avevo. sì. So benissimo che hai problemi con la cam. Va benissimo, solo voce. La domanda è rivolta al dottor Cosentino, ma qualora fosse di interesse anche generale, non esitate a interrompermi e a rispondere anche altri eventualmente. Prego, vai Perfetto. Chiara. Allora, i risultati del nostro monitoraggio civico suggeriscono che l'ASP di Reggio Calabria, data da innumerevoli intoppi burocratici, ha ritardato enormemente la spesa dei fondi PAC, assegnati per l'ammodernamento della Casa della Salute di Siderno. La Regione Calabria, vista la valenza sociale dell'ambito sanitario, non potrebbe organizzarsi per bypassare la farraginosa macchina burocratica delle aziende sanitarie, facendosi direttamente carico della spesa dei fondi europei per i progetti di natura medico-assistenziale? Prego, Cosentino, risponda pure, se ha capito bene la domanda, l'ha Sì, sentita. l'ho sentita, l'ho capita. Mi verrebbe da dire intanto con una battuta che non è che la regione o le regioni brillino per celerità burocratica, quindi da questo punto di vista non sarebbe la soluzione quella di assumersi direttamente il carico di una risposta di questa natura. C'è da fare anche un minimo di riflessione più generale che mi permetto di fare. Per dettato costituzionale, per diciamo, disegni anche istituzionali e normativi, le regioni dovrebbero garantire la programmazione e il controllo in relazione all'uso delle risorse. Non dovrebbero farsi carico e non devono farsi carico della gestione. Questo è per la sanità, questo è per il sociale, questo è ovviamente per quel terreno e quel territorio di cui stiamo parlando, che è l'integrazione sociosanitaria. Le case della salute, che sono una scelta di modello che anche la Regione Calabria ha fatto 10 anni fa, sostanzialmente mi viene da dire, fra virgolette, copiando o comunque valorizzando esperienze che si erano già concretizzate in altri territori, ad esempio in Emilia-Romagna, dove le case della salute sono un avamposto molto importante rispetto ai servizi erogati ai cittadini. Insomma, questa scelta, quella sì, è un compito e un onere di un organismo, di un'istituzione come la Regione. Il territorio, quindi le aziende sanitarie, i comuni, dovrebbero essere nelle condizioni di invece occuparsi della gestione. Questo diventa complicato a volte. Per responsabilizzazione anche di noi dirigenti, a volte che non siamo in grado di farci carico di prendere delle decisioni, a volte anche una difficoltà non solo burocratica, come spesso in retorica si dice, legata ai passaggi da garantire. A volte c'è anche la difficoltà di avere del personale in termini quali quantitativo in grado di portare avanti delle procedure. Non voglio utilizzare, non voglio andare troppo su un percorso davvero da burocratese, ma il difficile è anche quello di assumersi responsabilità in un momento, in un contesto, negli anni nei quali in capo a chi copre ruoli pubblici in termini dirigenziali sono arrivati tutta una serie di
iperattenzioni rispetto a quelle che possono essere le questioni erariali piuttosto che i limiti della propria azione in termini penali, che fanno sì che prima di portare avanti delle progettualità si soppesino e si pesino fin troppo anche delle firme, passatemi la semplificazione. La soluzione non è quella di bypassare, anche perché non ce lo consentirebbe la norma, diciamo così, non ce le consentirebbero le norme. L'integrazione sociosanitaria, la sanità sono un presidio che il territorio deve riuscire a rendere operativo, e mi fa piacere in questo citare anche una delle vostre project manager, delle nostre project manager, Martina Zito, se non ricordo male, che parlava di quanto è importante la vicinanza al territorio, cioè la capacità anche di leggere i bisogni e di capire cosa serve al territorio della Locride piuttosto che di qualche altra zona della Calabria, non può che essere appannaggio di chi sul territorio è in contatto con le famiglie, con quel tipico tessuto sociale. Quindi per rispondere, bypassare sarebbe sbagliato, non è consentito, la soluzione dovrebbe essere quella di essere in grado di dare risposte ognuno secondo il proprio livello di responsabilità. Io devo essere in grado di programmare bene, di scrivere bene delle delibere, di controllare magari il comune, l'ambito piuttosto che il distretto sociosanitario piuttosto che l'ASP, che non attua quello che nei documenti di programmazione viene scritto. Grazie Cosentino. Se nessuno ha da intervenire su questa domanda abbastanza specifica, passiamo alla seconda domanda. Posso approfittare per salutarvi e augurarvi un buon lavoro? La ringraziamo, la salutiamo, a presto, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Passiamo la parola alla seconda domanda del gruppo IGEA 2.0, Tommaso Ierinò. Ci sei Tommaso? Sì, buongiorno. Buongiorno. Bene, hai la domanda, una domanda rivolta a Dottor Bianchi e a Guerrini. Bene, prego. Allora, le regioni meridionali presentano un notevole gap qualitativo e quantitativo in merito ai servizi sanitari offerti dalle strutture pubbliche. Nel nostro territorio la Locride è l'unico ospedale presente, quello di Locri è ultimamente sottoposto a sostanziale depotenziamento. Potrebbero le politiche comunitarie avere un peso rilevante nella rinascita dei nostri servizi assistenziali? E le agenzie statali e parastatali sono consapevoli della situazione d'emergenza nella redazione dei programmi operativi? Bene, grazie Tommaso. Direi Bianchi e poi Guerrini. Prego. Allora, grazie della domanda e complimenti intanto per il lavoro che avete fatto, molto bello, di ispirazione. Tradizionalmente le politiche europee dei fondi strutturali non hanno fatto tantissimo nel settore sanitario, per una serie di motivi, per una certa, diciamo, favore che hanno per più i temi di sviluppo economico territoriale, per il fatto che tendono ad avere maggiore facilità, cioè hanno questa natura di fondi strutturali, quindi hanno più facilità a finanziare, per esempio, la ristrutturazione di alcuni immobili, però diciamo, a parte, con l'eccezione del Fondo Sociale Europeo, che ha una logica anche più legata al finanziamento di servizi, in realtà anche quando il Fondo Sociale Europeo finanzia dei servizi lo fa in modo temporaneo e quindi ha sempre una logica strutturale, quindi vorrebbe mettere in piedi un qualcosa che rimane anche dopo l'intervento temporaneo dei fondi europei, mentre la sanità è tradizionalmente vista come una politica ordinaria di cui si dovrebbe fare carico il bilancio ordinario dello Stato. Quindi questo sta diventando negli ultimi anni sempre un po' meno vero, e in questo periodo di crisi sanitaria sta diventando pochissimo vero, nel senso che le ultime allocazioni di risorse che sono intervenute, le ultime modifiche ai fondi, ai programmi operativi che sono state fatte che stiamo facendo in realtà in questi mesi, non hanno molto rilassato queste regole che imponevano il finanziamento sempre a carattere strutturale. Io spero di non stare facendo un discorso troppo complicato, però diciamo, credo che
negli ultimi mesi vi siete esercitati su questi problemi. Quindi, e i fondi di cui si parla molto adesso, che i fondi nuovi, diciamo, Recovery and Resilience, di cui si parla molto a tutti i telegiornali, avranno ancora maggiore libertà quanto agli ambiti tematici in cui possono investire. Quindi tradizionalmente è stato difficile sostenere il settore sanitario e i fondi europei lo hanno fatto abbastanza poco. I fondi nazionali della politica di coesione un po' di più. Queste regole si stanno un po' rilassando tutte. I prossimi programmi operativi prevedo che investiranno di più nel settore sanitario. Diciamo, molto è legato anche, secondo me, il lavoro che avete fatto è molto importante, perché è molto importante evidenziare che il divario che c'è tra le regioni italiane, in termini di servizi essenziali come la sanità, non può essere accettabile in un paese come il nostro. Per certi versi, altri divari di tipo di reddito, di altre cose, ci possono stare, le disuguaglianze esistono e bisogna fare qualcosa per modificarla, ma in un paese unitario, diciamo, certi livelli di servizi essenziali dovrebbero essere allo stesso livello, a livelli confrontabili nelle diverse aree del paese, e questo nel settore sanitario è particolarmente inaccettabile. Quindi iniziative come Open Coesione e come il lavoro vostro, guardando questi divari, misurandoli, studiandoli, devono creare una coscienza per fare qualcosa. Sicuramente i fondi europei possono fare molto e di più di quello che hanno fatto in passato. Scusate se mi sono dilungato. Grazie Tito Bianchi e Guerini, prego. Sì, aggiungo, allora, oltre a quello che ha detto Tito, noi abbiamo provato anche con la parte nazionale delle politiche di coesione, col Fondo Sviluppo e Coesione, qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, a incidere, se non mi ricordo male, era in Basilicata, e anche lì abbiamo avuto molte difficoltà a far passare la creazione, in quel caso erano centri di ricerca dedicati alla struttura ospedaliera, e abbiamo avuto difficoltà a far passare quella come infrastruttura, proprio perché le infrastrutture sanitarie dovrebbero essere, come dire, tra virgolette, tipiche della politica ordinaria. Io personalmente ritengo che quando la politica ordinaria, diciamo, per svariati motivi o per assenza della politica, tra virgolette, o per assenza di risorse o per altre motivazioni, venga meno su questi servizi essenziali, le politiche di coesione dovrebbero intervenire e intervenire anche, passatemi il termine, in maniera brutale, perché non è ammissibile che in una zona, diciamo, chiamiamola marginale, non ci siano garantiti i servizi essenziali. Questa è una cosa, come dire, che ha dell'incredibile. Sono altri settori dove si dovrebbero incidere. Io ho una casa in un paesino dell'Abruzzo dove nell'arco di 3 chilometri ci sono 3 comuni diversi. Questi paesi hanno una media di 620 chilometri, però tutti e 3 i paesi hanno il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, eccetera, quando sarebbe molto più logico avere un solo comune per i 3 paesi ed avere magari un presidio sanitario locale un poco più organizzato. Detto questo, noi combattiamo anche, Tito lo ha messo bene in evidenza, con difficoltà che però, diciamo, alla lunga si stanno in qualche modo diluendo nel far capire, quando si parla dalla parte Unione Europea, nel far capire che le regole che sono pensate per 27 stati diversi poi vanno calate nelle singole realtà. Cito un episodio della scorsa programmazione: abbiamo avuto difficoltà con le strade perché non riusciamo a far capire ai nostri rapporteri della Commissione che non è possibile pensare di collegare dei paesi di montagna, di aree interne, eccetera, attraverso sistemi che non siano le strade. Non abbiamo avuto molto successo, ma qualcosa l'abbiamo ottenuta. Quindi, diciamo, anche io spero e vedo e comincio a vedere dei segnali, tra virgolette, di distensione su questo discorso con i nostri colleghi dell'Unione Europea,
che vanno in questa direzione. Non bisogna abbassare la guardia e devo dire che il lavoro che fate voi ragazzi nelle scuole dovrebbe essere molto potenziato e ci vorrebbe anche un maggior canale di comunicazione con noi. I tre interventi di stamattina ce n'è uno che non è neanche partito e devo dire questa cosa andrebbe portata all'attenzione delle autorità competenti nazionali in grado di poter attivare le loro ispezioni. Perché sono soldi pubblici dei contribuenti e in qualche modo vanno serviti. Grazie Giuseppe Guerrini, spero che Tommaso sia soddisfatto, lo ringrazio e lo saluto, ci rivedremo poi alla fine tutti insieme per i saluti Sì, io finali. spero che non lo sia, se posso fare se posso fare una battuta, spero che non lo sia. Concordo con Tito, non devono mai essere soddisfatti, devono andare sempre avanti. Ma questo è lo spirito di ASOC, più domande, meno risposte, sempre più domande. Bene, passerei subito invece all'altro progetto, quindi alle domande del team Terra di Mezzo. Dovremmo avere in collegamento Matteo Costarella. Matteo, ci sei? Sì, salve. Non ti vediamo. Avrei una domanda per i mercanti nazionali. Mi Ma riesci ad attivarti la cam oppure vedete? no? Non ancora almeno. Sì. Giusto per darti un volto, insomma, importa, ecco, sta qualcosa accadendo. Salve. Ok, perfetto. Quindi siete fratelli, evidentemente, o cugini, se siete Oh, parenti, io buongiorno. pensavo fosse il paese dei Costarella, Ciao tipo gemelli. Viarello a Venezia. Bene, Matteo, a te la domanda rivolta ormai solo al nazionale perché l'unico referente regionale non ce l'avete più. Quindi sono domande. Preciso, qualora la domanda fosse una domanda, insomma, sulla quale, insomma, il sud e sud e le problematiche sono le stesse, quindi se Ornella ha qualcosa da dire può anche intervenire, anche se il progetto è calabrese. Prego, a te, Matteo. Sì, buongiorno. Ci è stato riferito più volte durante il nostro percorso che la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione sia fondamentale nella lotta alla criminalità. Nelle varie esperienze di destinazione dei beni confiscati, però, emergono spesso alcune criticità. Si va dalle mancate forme di collaborazione interistituzionale ai criteri di scelta nella destinazione, all'isolamento strutturale di molti comuni, fino allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di molti consigli comunali, soprattutto in Calabria. Vorrei chiedere come si possono superare queste criticità e se non fosse possibile istituzionalizzare tutoraggi e scambi di buone pratiche tra realtà diverse con associazioni che hanno dimostrato di aver fatto un buon uso dei fondi di coesione. Direi a questo punto per par condicio prima Guerrini e poi Bianchi. Prego. Sì, allora io visto che voi trattate questo argomento che a me è particolarmente caro, vi invito a leggere una cosa molto interessante, non tutta quanta, ma nella parte introduttiva e nella parte conclusiva, la relazione della Commissione Antimafia presieduta dal consigliere Garofoli, perché lì vengono puntualizzate con particolare rilevanza l'importanza della valorizzazione. Questa cosa a cui io, Tito e Simone crediamo moltissimo, ci ha, come dire, tra virgolette, costretti a scrivere questa strategia, eccetera, eccetera. E ci siamo avvalsi dell'aiuto di uno dei più vecchi consorzi di valorizzazione, che è quello che è operativo nell'area di Casalesi, nella provincia di Napoli, perché per esperienza, per successo, eccetera, aveva tanto da raccontare. Allora, quello che è importante in questi meccanismi, sì, tu parli dei comuni sciolti per mafia, allora il sistema, per esempio, dell'interdittiva antimafia deve essere ripensato, perché è basato, non che sia sbagliato, è troppo lento. Si basa su una banca dati in cui le informazioni della giustizia arrivano, e i prefetti si attivano a richiesta, ma con tempistiche molto lunghe. Questa cosa va ripensata con una funzione più snella e veloce, che sia capace di dare risposte immediate su quali sono,
i tantissimi sistemi di infiltrazione che ci sono, che non vanno solo nei comuni, ma vanno anche nelle imprese. Il primo elemento tipico dell'infiltrazione è la cosiddetta corruzione a qualunque livello, quindi è quello il segnale che deve essere in qualche modo perseguito. Noi nel far riportare dal legislatore all'interno di una norma importante come quella di bilancio la scrittura di una strategia nazionale di valorizzazione, farlo approvare dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che è un po' il governo, il gabinetto economico del governo. Abbiamo perseguito questa strada perché è un elemento fortissimo che va proprio nella direzione segnata ormai da anni dalla legge Rognoni La Torre nell'importanza della valorizzazione di un bene confiscato. Certo, quello che deve essere come strumento di contrasto al fenomeno criminale. Quello che deve essere, come dire, ancora affinato è far capire a tutti i livelli di governo l'importanza che le istituzioni agiscano insieme e contemporaneamente. Perché questo consorzio di un'area così particolare come quella di Casal di Principe ha avuto successo? Perché era presieduto da un prefetto, perché c'era la convergenza dei magistrati, perché c'era la convergenza delle istituzioni, fin anche delle scuole, fin anche delle scuole. Quindi è importantissimo quello che fate voi, ma bisogna questo elemento, come dire, della presenza delle istituzioni deve essere ancora potenziato rispetto alla situazione attuale. Noi ci diciamo, agiamo sul lato delle politiche di coesione, quindi abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo. Dall'altra parte abbiamo una normativa particolarmente ficcante. Ci vengono dalla Germania vengono a studiare il nostro sistema di valorizzazione, cioè abbiamo la confisca di prevenzione che è indipendente dal procedimento penale, ce l'abbiamo solo noi. Perché? Perché è molto importante contrastare e agire soprattutto sui patrimoni, perché è il patrimonio che crea il consenso della criminalità. Le istituzioni dobbiamo convincerle a fare certe cose, però purtroppo più scendiamo nel livello di governo sulla sede locale, e più la possibilità di infiltrazione è alta. Quindi ben vengano i sindaci antimafia dei paesi del sud. Vai, Tito. Sì, io posso chiedere allo studente che Alessandro mi pare di rileggere l'ultima parte della sua domanda, perché di riformulare, perché ho capito quella in cui si parla di coinvolgimento di soggetti locali, perché è stato un po' veloce, non so se è un problema, se possibile, se no altrimenti do una risposta un po' meno tagliata forse alla richiesta. È saltata la connessione a Matteo. Ah, va bene, come non detto. Possiamo forse però noi dalla regia rileggerla in quanto Ah, l'avete anche. No, l'abbiamo la parte finale l'ha letta un po' velocemente. La parte iniziale sulla strategia l'ho capita, ma diciamo le ultime due o tre frasi La non ho. rileggo io, Cristina, Tito, eccomi qua. Allora, Grazie. ci è stato ripetuto più volte durante il nostro percorso che la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione sia fondamentale nella lotta alla criminalità. Nelle varie esperienze di destinazione dei beni confiscati, però, emergono spesso alcune criticità. Si va dalle mancate forme di collaborazione interistituzionali, ai criteri di scelta nella destinazione, all'isolamento strutturale di molti comuni, fino allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di molti consigli comunali, soprattutto in Calabria. Scusate. Vorrei chiedere come si possono superare queste criticità e se non fosse possibile istituzionalizzare tutoraggi e scambi di buone pratiche fra queste realtà diverse, con associazioni che hanno dimostrato di aver fatto un buon uso dei fondi di coesione? Ok, no, infatti mi interessava la parte su quindi coinvolgere l'associazionismo nel monitoraggio, mi sembra una bella idea, forse ci possiamo anche lavorare un po' con Guerrini da un lato e Simone De Luca dall'altro, visto che alla fine noi siamo una triade che si occupa molto di beni confiscati e della loro valorizzazione. Intanto voglio ringraziare e esprimere la mia ammirazione per questo gruppo di studenti calabresi che si mette a ragionare su una questione che è allo stesso tempo così
critica per cambiare la faccia della società calabrese è così delicata anche perché il rischio, diciamo, è uno di quei settori in cui, dal mio punto di vista, se si sbaglia non è solo un nulla di fatto, è un peggioramento della situazione. Quindi questi interventi sono critici nel senso etimologico della parola, nel senso che ti possono far andare verso l'alto o verso il basso. Quindi diciamo, queste situazioni vanno studiate e capite molto bene. Il ruolo di soggetti privati per il tipo libera, per intenderci, o le reti associative, cooperative della società civile, è molto importante per il successo di queste operazioni, perché se fosse sufficiente, non voglio esprimermi in modo sbagliato, però se l'amministrazione pubblica di livello locale avesse le forze per fare queste cose da sole, non ci sarebbe bisogno di una strategia, non ci sarebbe bisogno. E dal mio punto di vista non bastano neanche solo i soldi. I soldi sono una leva che può essere positiva, ma come sappiamo può attivare anche tutte le persone e gli interessi sbagliati. Quindi sono interventi delicati da costruire bene e che c'è l'aggravante che nel sud Italia, poi il collega Pagano del Nucleo della Sicilia lo sa, diciamo, il problema è molto superiore numericamente alla nostra capacità di farvi fronte, quindi bisogna fare anche delle scelte dolorose, non è solo una questione di soldi, lo ripeto un'altra volta, di soldi ce ne sono stati, li mettono i POR, i programmi nazionali, la strategia, adesso il Recovery Fund forse ne metterà probabilmente altri, ci stiamo lavorando, però saranno comunque sempre insufficienti e insufficienti sia come quantità sia proprio per l'effetto che generano. Quindi tutto questo per dire che interventi per poter andare in porto bisogna pensarli, noi a livello nazionale li pensiamo sapendo che non tutti, non si può dare per scontato che siano sempre solo le persone per bene che lavorano su queste cose. Quindi noi dobbiamo mettere in piedi delle politiche e delle regole che siano anche, come dire, resistenti alle infiltrazioni sbagliate. Poi, secondo il mio giudizio, è anche necessario un equilibrio tra un ruolo nazionale e un ruolo locale, perché le cose non si fanno, diciamo, esautorando i livelli locali con degli atti d'imperio con cui il centro arriva e decide tutto, però allo stesso tempo non si possono lasciare soli i territori, i comuni piccoli in cui le forze del malaffare possono essere più potenti anche dell'autorità pubblica a livello locale. Quindi non possiamo sperare neanche che ci siano eroi ovunque. Il vostro compito come scuola è molto importante. Se riuscite a capire anche le tecnicalità di come questi interventi si possono portare avanti, è una cosa molto buona. E quindi, diciamo, noi per la parte nazionale ci possiamo mettere qualche sistema di regole come quello previsto nella strategia e delle risorse, però allo stesso tempo abbiamo bisogno di potenti alleati nazionali e di le persone motivate a livello locale, i giovani, le persone non compromesse con la criminalità che diano una mano a sostenere queste iniziative. È importante anche mettere in piedi delle attività economiche che abbiano senso, che non siano, diciamo, soltanto mantenute a carico dello Stato nel tempo, ma per esempio l'agricoltura sociale, l'agricoltura che paga salari giusti, che non inquina, è un'attività economica per cui c'è una disponibilità a pagare a livello nazionale, quindi queste iniziative possono sostenersi e offrire delle opportunità di reddito alternative a quelle che offre la criminalità, perché anche su questo, lo dico un'ultima volta, lo Stato non può sbagliare, deve mostrare che funziona, che sa fare delle cose e non dimostrarsi, come
come dire, inetto e inconcludente, deve produrre risultati. Io diciamo, ci sarebbero tante cose da dire, e questa cosa, però io mi fermo qua, diciamo, poi sì, lascio la parola a Ornella, poi magari è un tema Bene, che. Pagano, prego, prego, grazie Bianchi, prego. Ripeto, insomma, faccio i complimenti ai ragazzi che sono veramente in gamba e oltretutto anche con lo spirito giusto. E a volte nell'analisi delle cose un po' lo perdiamo questo spirito, quindi serve sempre da ricarica a tutti, anche da monito per le istituzioni. Allora, sui beni confiscati intervengo perché in passato noi come nucleo di valutazione abbiamo realizzato una sorta di valutazione di campo sull'andamento di un avviso realizzato dal Dipartimento Famiglia della Regione nel 2007-2013. È stato molto interessante perché sostanzialmente abbiamo invitato tutti i beneficiari che erano stati selezionati, ma anche coloro che non lo erano stati e anche comuni che non avevano partecipato per capire il motivo. Da lì è stata una giornata molto interessante, che ha visto partecipare tutti i comuni e i vari soggetti, che erano anche dei consorzi che sono nati in Sicilia, ad esempio a Castelvetrano, proprio per la gestione non soltanto, insomma, di associazioni no profit, ma anche istituzioni, quindi consorzi di comuni per la gestione dei beni. La cosa che è emersa è un po'. E qui il difetto un po' delle politiche co di coesione e anche il cortocircuito, la questione di fare sistema, cioè nelle regioni del sud, paradossalmente se non si riesce a fare sistema, spesso i programmi operativi che nascono ovviamente da schemi comunitari che poi passano a livello nazionale e poi passano a livello regionale, paradossalmente perdono questa concezione. È necessario definire programmazioni maggiormente condivise, ma anche tra gli attori istituzionali. Quindi la cosa che è emersa è che spesso anche, diciamo, i stessi beni confiscati che erano oggetto di intervento avevano una serie di questioni che addirittura l'agenzia per i beni confiscati non prendeva chiaramente in considerazione. C'erano beni che erano già assegnati, seppur non potevano esserlo. Quindi tutta una serie di problemi che non riguardavano solo i comuni, solo la regione, ma in realtà andavano in qualche modo definiti in un'ottica di sistema, ed è questo spesso che manca. Ad esempio, anche nell'ipotesi degli interventi della Casa della Salute di cui avevamo parlato prima, la questione è che spesso, soprattutto nel settore sanità, è un settore fortemente normato, quindi gli interventi previsti nei programmi operativi spesso non hanno chiara questa condizione. E quindi molti interventi a volte si bloccano perché la politica sanitaria nazionale, soprattutto per alcune regioni, in passato la Sicilia era in pieno di rientro, non solo Calabria, ma credo di sì perché è commissariata, quindi sarà in pieno di rientro. Molti degli interventi sono addirittura contingentati. Quindi, quando un programma operativo definisce una serie di interventi e dà la possibilità di realizzarli, deve rendersi conto che c'è una normativa stringente che a volte ti impedisce di realizzare le cose perché oggettivamente ci sono dei limiti oggettivi pianificati. Quindi il fare sistema, quindi condividere con i settori sanitari, che spesso sono quelli che realizzano le cose in questo settore molto importante, che per quanto riguarda la Sicilia nel 713 è stato fondamentale in termini di spesa, perché noi grazie ai grandi ospedali, che sono stati grandi progetti insieme al programma operativo, siamo riusciti anche a raggiungere gli obiettivi di spesa. Quindi in realtà diciamo, la sanità è un elemento di forza, almeno per le politiche di sviluppo, però ovviamente nasce sempre un po' come, per dire, nasce come occasione di superare dei problemi più che come aspetti, come diceva Tito, di valorizzazione vera, ecco. Quindi probabilmente, visto che siamo in una fase anche di costruzione della nuova programmazione, sarebbe il caso appunto di definire gli interventi anche in un'ottica di sistema. Quindi facendo intervenire, quindi se nella prossima programmazione, questo ci sarà perché è un ambito importante, la Commissione l'ha posto diciamo, in primo piano, soprattutto anche prima dell'emergenza epidemiologica. Quindi abbiamo addirittura un obiettivo di policy anche incentrato sulle politiche sanitarie, non soltanto, mentre prima era un tema molto sfumato, quindi la sensibilità verso queste politiche sta riemergendo, però è sempre più necessario coordinarsi con quella che è la parte nazionale,
e la parte di politica ordinaria, perché altrimenti rischiamo appunto di fare di individuare bellissimi interventi che poi magari non si possono realizzare perché il personale non può essere assunto, perché comunque la programmazione sanitaria è una programmazione stringente legata ai costi, perché appunto è una politica legata a livelli minimi essenziali che devono essere garantiti e quindi tutto ha un costo. Mi fermo, scusate la miscellanea, però era appunto un aspetto che volevo intervenire. Sui beni confiscati, secondo me è un aspetto fondamentale, anche se mi rendo conto che può essere addirittura un peso, un carico, però io trovo molto interessante la possibilità di scrivere delle strategie che però andrebbero scritte in maniera maggiormente condivisa. In Sicilia si sta scrivendo, però non so quanto questo riesca però a coinvolgere sempre a far sistema rispetto a tutti gli attori. Quindi magari ecco, bisognerebbe fare attenzione a questo, soprattutto una definizione di strategia. E poi vi segnalo un attimo un'ultima cosa che magari può essere anche interessante a livello nazionale. Noi avevamo avviato un'attività con Istat Sicilia, la Direzione Sicilia, per avviare un monitoraggio, un censimento sugli organismi che gestiscono i beni. Ecco, magari questa idea potrebbe essere rilanciata a livello nazionale per un progetto con Istat, per far sì che si faccia anche un'analisi, un censimento degli organismi che gestiscono i beni confiscati, perché quella è una dimensione che noi poi perdiamo. E quindi, diciamo, se abbiamo un censimento dei beni, ma poi di chi li gestisce, è molto più complicato, quindi sarebbe il caso di magari di attivare con Istat nazionale la possibilità, anche a livello territoriale, la Sicilia ovviamente ha il più alto numero di beni confiscati, quindi sarebbe interessante anche con questi organismi censire la seconda fase, dopo la ristrutturazione, cosa avviene, chi la gestisce e come la gestisce, magari avviando già un focus da parte di Istat. Grazie mille. Bene, grazie Ornella. Vedo che questo tema, insomma, coinvolge tutti i nostri ospiti, i nostri referenti. Accettiamo e raccogliamo i suggerimenti e le suggestioni di tutti voi. Bene, grazie Matteo per la domanda. Passiamo alla seconda domanda. Cristian Casella. Cristian, ci sei? Iniziamo a sentirti. Sì, sei anche... perfetto. Prego, ti prego di scandire bene le parole, perché poi siamo sul web, insomma, poi, come vedi, è difficile anche essere capiti. Prego, Cristian, a te. Innanzitutto, buongiorno. Sono Cristian Casella e sono un project manager del team Terra di Mezzo. Avrei una domanda da porre ai referenti nazionali. Sentiamo spesso parlare di fondi strutturali europei. Secondo gli ultimi dati, l'Italia si posiziona al primo posto per numero di enti e imprese che beneficiano di finanziamenti europei a gestione diretta, davanti a Germania e Spagna. Vorrei chiedere allora a cosa è dovuto il mancato sviluppo del Sud e in particolar modo della nostra regione, la Calabria. Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere mirati alle esigenze del territorio per colmare gli effettivi gap di mercato nelle opere e nei servizi pubblici? Perché questo sempre non avviene? Bianchi, prego. A lei, domandona. Sì, diciamo che ci si sono esercitati di intellettuali nel XX secolo su questo tipo di domande così ampie. Perché questo non avviene? Diciamo che una prima cosa un po' banale da dire è che, diciamo, che lo sviluppo non è che si compra proprio al mercato. Noi economisti, io sono economista, abbiamo questa idea che un po' ogni problema lo si può risolvere mettendoci un'adeguata quantità di soldi, che ogni problema ha la soluzione, ogni soluzione ha un cartellino del prezzo, diciamo. Qui è evidente che non è così, diciamo, anzi, diciamo, ci sono dei casi in cui diciamo, le risorse possono anche attivare i processi sbagliati. Noi continuiamo a credere, naturalmente, che dobbiamo sostenere la progettualità migliore che viene dal Sud, però è anche vero, diciamo, che la macchina è tutta un po' affaticata. E l'amministrazione, che è quella che intermedia questi soldi, ha essa stessa una serie di
di problemi che sono di vario tipo. L'amministrazione seleziona progetti da finanziare, seleziona imprese che hanno progetti di investimento, di ricerca, seleziona servizi da sostenere, opere da realizzare. Per selezionarle ci vuole una competenza e un'assunzione di responsabilità, ci vogliono due cose: la competenza per discriminare i progetti buoni da quelli che non valgono. E ci vuole un'assunzione di responsabilità. C'è il collega della Calabria che si è collegato prima, ha detto una cosa che forse è un po' difficile per voi da capire, però effettivamente l'amministrazione a sua volta è soggetta a molti controlli e molti amano denunciare i casi di malaffare che sicuramente ci sono, però queste indagini, queste denunce che portano alla luce anche dei casi di malversazione, hanno un effetto paralizzante su tanti altri che vorrebbero fare, ma magari non sono estremamente coraggiosi o motivati e di fronte al rischio di sbagliare preferiscono non fare. Ora, se si dovesse dire tra le due cause, diciamo, la cattiva amministrazione, quella che ha gli interessi, che diciamo persegue gli interessi sbagliati, distoglie soldi, diciamo, da un lato, e invece la paura di sbagliare delle persone ragionevolmente oneste, che però non se la sentono di prendersi responsabilità, forse la seconda, il secondo problema è più grave del primo, dal mio punto di vista. Vediamo tante persone che, quando si dice la burocrazia, no? Secondo me, una delle cose belle del lavoro che voi avete fatto è cercare di capire che cos'è questa burocrazia che blocca le cose e che non genera gli effetti di sviluppo che vorremmo. Ecco, diciamo, in ogni caso è un mix di cose diverse, però spesso c'è qualcuno che dice: ma questa cosa non mi compete, io questo rischio non me lo prendo. E non sono sempre persone cattive, però magari non sono eroi e, diciamo, temono di essere accusati o penalizzati da qualche indagine della Corte dei Conti che dice: tu hai sbagliato, la normativa a volte è anche un po' confusa. E, diciamo, al di là c'è quel pezzo dell'amministrazione che si prende i rischi e va avanti e se è motivata e forte, c'è quella parte minoritaria che magari è anche co collusa con gli interessi loschi, però c'è un grosso dell'amministrazione che forse bisognerebbe aiutare a fare le cose, dandogli anche qualche garanzia che forse se uno sbaglia in buona fede almeno ci ha provato. Non so come dire, non esiste soltanto la punizione. Esiste anche il premio a chi si espone all'interno dell'amministrazione per fare un qualcosa di valido. Quindi, diciamo, io ho detto solo alcune cose, diciamo, da cui dipendono questi problemi così ampi che hai sollevato, Cristian. Semplicemente un'ultima cosa che vorrei dire è che il vostro lavoro è ammirevole perché cerca di coprire molto terreno. Cioè, cercate di indagare sui fabbisogni, cercate di capire che cos'è tecnicamente questa cosa che si voleva realizzare, cercate di capire da cosa dipende. E per dei ragazzi, diciamo, in un'unità di tempo così limitata è molto, molto lavoro, molto ampio. Quindi, anche se riuscite a capirci qualcosa di tutta questa filiera che avete cercato di indagare, è già molto per noi e la cosa ci ispira. Grazie. Grazie Bianchi. Io prima di passare la parola a Giuseppe Scusami, Giardini, Saverio. No, vai. no, ti chiederei proprio, siccome c'è arrivata una richiesta, prima hai citato un testo, non ce lo siamo segnati, e magari se volessi, dopo aver risposto a questa domanda, mettere in chat e invito tutti i referenti, magari se avete dei testi da suggerire ai ragazzi con cui documentarsi, accrescere conoscenza, link, c'è la chat, potreste inserire i vostri suggerimenti. Grazie, scusa, solo questo. Prego, Guerrini, rispondi pure. Sì, no, allora per il testo e la
la relazione della commissione antimafia presieduta da Garofoli. Si trova tranquillamente sul sito del governo, andando a cercare, però io il testo ce l'ho e dopo magari ve lo giro. Se ci mandi il link Sì, anche ce lo no, mi scartiamo qua. mando proprio il testo, non ho idea come si fa a inserire nella chat, se me lo dici lo posso anche fare Va bene, allora dentro facciamo però. che dopo brevemente ti intratterrai con la regia. Grazie, prego. No, allora la domanda di Christian è una domanda da 1 miliardo di euro ed è una domanda bellissima a cui noi che parlo per noi dei nuclei e anche per Ornello ovviamente perché ci crediamo in quello che facciamo e quindi ci mettiamo la faccia e andiamo anche molto spesso al di là dei nostri compiti prendendoci anche dei rischi. Ma diciamo siamo un po' vecchi dell'amministrazione, però ti vorrei confortare con una cosa. La burocrazia nasce per passare attraverso le guerre e c'è sempre riuscita. Questa cosa va usata nella maniera più bieca, non bisogna dire e c'è la burocrazia. La burocrazia sono una serie di norme che devono sì essere semplificate, che sono fatte da uomini e molto spesso io come dire, concordo con Tito, molto spesso noi ci troviamo di fronte non a persone che non sanno fare le cose, ma a persone che hanno paura di farle. E questo è un elemento che si deve in qualche modo vincere, cioè andrebbe, come dire, creato un sistema dove il funzionario pubblico, tra virgolette, indipendentemente dal livello, se fa una cosa e la fa in buona fede, non deve essere poi penalizzato, anzi, deve essere, come dire, supportato nelle scelte e fargli capire dove ha sbagliato perché ha sbagliato. Invece il nostro sistema purtroppo non è così e questo è uno sbaglio. Concludo facendoti una citazione che mi ha sempre fatto molto riflettere. Io non sono come Tito un economista, io sono un agronomo prestato all'amministrazione da quasi 40 anni. Nella mia lunga attività mi sono sempre occupato di sviluppo del Mezzogiorno e ho sempre visto un elemento negativo, i cambi veloci che ci sono nella politica e cambi che vanno poi calati sul territorio, dove si intrecciano con gli interessi locali. Questa cosa è un elemento negativo per lo sviluppo. Una volta che si stabilisce un piano, quel piano dovrebbe essere portato a compimento indipendentemente dal governo o dai vari livelli di governo che si succedono. Questo non succede mai. Ti cito una cosa che a me fa sempre molto sorridere e che adesso Tito si metterà a ridere, perché la dico sempre. C'è la relazione del Presidente del Consiglio Zanardelli, datata 1902, dove dice che un'opera fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno è la mitica ferrovia Ferrandina-Matera-La Martella. Dopo 118 anni hanno fatto un pezzettino di ferrovia e una stazione, ma la ferrovia è lì, non è stata mai né portata avanti né portata a compimento, ogni tanto ci passa un treno. Questa è la dimostrazione del fatto che sono passati N governi locali, quella roba è lì, ma era fondamentale nel 1902, oggi chissà se è fondamentale. Sta di fatto però che per andare da Taranto a Messina fai prima a tornare a Roma che andarci attraverso la 106. Cosa Ornello vuoi Fantastico. aggiungere qualcosa tu? Sono d'accordo con Bepi. Ovviamente sottolineo l'importanza della valutazione e quanto questa possa essere a disposizione di tutti. Quindi dovrebbe diventare quasi un obbligo per le varie amministrazioni anche di pubblicizzare, visto che in questa programmazione 14-20 appunto le amministrazioni finalmente sono state obbligate a fare delle valutazioni sugli impatti o almeno sulle prime ricadute degli interventi. Sottolineo anche un'altra cosa. La scorsa settimana la sottosegretaria Guerra ha presentato il bilancio di genere dello Stato che ci restituisce la lettura, sì, sempre, seppur sempre in consuntivo, del bilancio del nostro Stato in termini di ricadute sulle pari opportunità di genere, che trovo sia uno strumento fondamentale per capire in che direzione va la spesa,
perché spesso non ci mancano proprio questi strumenti per capire cosa si sta facendo per determinate, per le persone. Quindi evidenzio sempre più la necessità, soprattutto nei fondi strutturali, e quindi diciamo parlandone con Tire, con Bebi, noi facciamo parte di nuclei di valutazione, quindi sostanze di verifica, quindi per noi è pane quotidiano, però ovviamente siamo spesso messi un po' da parte o utilizzati per fare diciamo supporto sempre per quei problemi davici che l'amministrazione ha. Però invece cercare di definire gli strumenti che rendano leggibile le ricadute, le articolazioni dei programmi rispetto alle persone, trovo che sia un aspetto fondamentale. Quindi se capire come si organizzano le politiche, sarebbe bello avere anche dei bilanci di genere a livello di comuni, così ognuno saprebbe un po' cosa è stato fatto proprio comune per donne e uomini in generale. Questo ti porta anche a capire come si orienta la politica e quindi dà degli strumenti di conoscenza ai cittadini e ti fanno capire un po' come sono stati anche utilizzati questi strumenti. Quindi è fondamentale diffondere la conoscenza e questo progetto probabilmente è una buona pratica che andrebbe moltiplicata o comunque in qualche modo resa obbligatoria per molte autorità di gestione che ovviamente sono sempre presenti non perché non vogliono far vedere quello che fanno, però noi siamo nell'amministrazione, lo sappiamo, spesso le emergenze, le scadenze, c'è proprio una sorta di vortice che riporta via l'amministrazione che è già fortemente destrutturato, ormai insomma col blocco del turnover sono poche le persone rimaste veramente a poter portare avanti l'amministrazione, quindi mi rendo conto, però iniziative che magari possono venire dalla spinta nazionale, perché spesso quella è la spinta giusta, perché in qualche modo ti fa uscire dalla routine, perché ti pone una serie di obiettivi, potrebbe essere utile appunto come questo progetto, da replicare o da trovare anche delle modalità innovative che sia in grado di far leggere i risultati. Magari iniziamo per piccoli settori, però cominciamo a capire quanti incentivi sono stati dati, come sono stati dati, a chi sono stati dati, e magari sarebbe poi utile, quindi come sono stati utilizzati, per poi dare delle armi di conoscenza ai cittadini, e poi capire anche come orientarsi anche dopo, insomma, senza appunto, come diceva Tito, quei luoghi alla burocrazia, cioè, comunque, ecco, la conoscenza è l'aspetto fondamentale, insomma, anche il nome del progetto, quindi. Grazie mille. Tutti voi, grazie Christian, ci rivediamo dopo chiedendo diciamo così scusa al team Social Ranger, siamo ormai in ritardo di già 10 minuti, ma se avete insomma tutti noi abbiamo pazienza, direi di dare lo stesso tempo nelle risposte al team siciliano, quindi senza esitare Social Rangers, Marco Marra. Marco, ci sei? Per la prima domanda alla dottoressa Pagano. Esatto, buongiorno, mi presento, sono Marco Marra, di Pareto. Volevo fare una domanda. Marco, scusami, non ti vediamo, io ti sento anche male, ti chiederei di attivare la camera. Mi vedo adesso? Non ancora, ma abbiamo speranza. No, la tua camera è attivata, quindi non so. Dalla regia non so se mi dicono qualcosa, intanto comunque proprio perché anche non ti vediamo cerca di scandire bene la domanda, se no non ti sentono, veramente terrificante. Eccoti Marco, meraviglioso, prego, prego, a te. Sì, salve, allora volevo fare una domanda alla referente regionale Ornella Pagano. Il problema di senza dimora è sempre stato nella nostra città una questione aperta e di difficile soluzione. Non sarebbe il caso di ripensare e riscrivere completamente il sistema del welfare in atto in questi ultimi anni affinché diventi non più il marginale, ma sia sistemazionale nel territorio con proposte concrete e che si faccia carico delle persone? Scusami, io non ti sento, cioè ti sento malissimo, quindi ti chiedo veramente di, non so se la Pagano ha capito finora. Sì, credo di aver capito. Ovviamente le sfumature perché è un prova po'... ad andare più piano perché ti si sente molto male. Vai Marco, grazie, scusami. Hai proprio saltato il collegamento? Ilaria, mi dai notizie? È saltato il collegamento con Marco? Sì, credo abbia dei problemi di connessione. Perfetto, allora possiamo magari recuperarlo dopo. Passiamo a Giacomo Giuliano, una domanda ai referenti nazionali. Giacomo, ci sei? Sì, ti vada.
Perfetto, Giacomo, vai anche tu piano. Domanda tranquillo. Vai. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo Giuliano e sono il social media manager del team Social Rangers. Questa è la mia domanda. Quindi, oggi più che mai le politiche di coesione rappresentano una grande sfida nella nostra Europa. In questa pandemia, com'è possibile garantire il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale con l'obiettivo di ridurre le disparità di sviluppo tra regioni ed uguagliare l'opportunità dei cittadini? Guerini e poi Bianchi, prego. Se ho capito bene la domanda, tu stai ponendo un'antitesi tra la politica di coesione da un lato e pandemia e opportunità di sviluppo dall'altra, ho capito bene? Guarda, non sono in antitesi, anzi sono una integrata all'altra. Tutto il sistema di Next EU è fatto in modo tale da andare in parallelo con i due cicli di programmazione, quello che stiamo vivendo adesso, che si chiuderà il prossimo anno, quindi e quello che inizia il prossimo anno. Sono, come dire, risorse aggiuntive che servono proprio a diminuire i divari e a cercare di incidere nei pezzi lì dove si è possibile fare sviluppo, rafforzando la coesione. Quindi io non la vedo questa contrapposizione, anzi vedo un'integrazione molto forte e vedo un ulteriore, come dire, supporto e aiuto che l'Unione Europea ci dà, che non è assolutamente in contrasto, anzi rafforza le politiche di coesione. Visto che è un po' tardi, mi esprimo in modo telegrafico, poi intanto vedo che è tornato Marco Mara. Sì, I fondi possiamo europei. continuare per Sì, Marco, chiudi l'audio per favore e poi te la rifaccio fare la domanda. Prego. No, diciamo, Vai. noi abbiamo questi fondi europei per il contrasto alla pandemia e ci abbiamo i fondi strutturali. Voi avete capito che i fondi strutturali si programmano in cicli di 7 anni, quindi noi siamo alla fine di un ciclo e se ne sta per cominciare un altro. Ora, in questo momento di cesura, effettivamente è arrivato questo tsunami di questa pandemia e l'Europa ha messo a disposizione dei soldi d'urgenza, ha modificato molte regole e quindi diciamo, sta a noi, secondo me, mantenere la freddezza di mantenere separate un po' le due cose, cioè continuare a preparare la programmazione dei prossimi 7 anni, 2021-2027, come se il mondo fosse tornasse un po' alla normalità in qualche mese. Secondo me ci dobbiamo provare. E allo stesso tempo programmare, indirizzare con rapidità questi fondi che servono a tenere le persone, le imprese in vita, a tenere le persone, a sostenere chi viene completamente spiazzato da questa crisi sanitaria. Questa è la risposta semplice. Non è facile neanche per noi che siamo in questo momento una specie di schizofrenico lavorare su due cose che sono collegate. C'ha ragione Guguerini, alla fine alcune cose sono le stesse. Però la logica è abbastanza diversa. In questo momento, paradossalmente, i quattrini non mancano. So che è difficile da immaginare a livello locale che non sia un problema la scarsità di soldi, ma quello che scarseggia è la testa, la freddezza e la capacità di orientarli nel modo migliore senza sprecarli, senza farli arrivare alle persone sbagliate, e ai progetti improduttivi. Io mi fermerei su queste note generali. Scusate. Bene, grazie della risposta, grazie Giacomo. Io adesso provo, riprovo con Marco, se no io la domanda ce l'ho e la faccio io alla dottoressa Pagano. Mi dispiace, ma Marco ci sei?
Marco sicuramente ha problemi di connessione. Bene, provo a farla io la domanda. Allora, il problema dei senza dimora è sempre stato nella nostra città una questione aperta e di difficile soluzione. Non sarebbe il caso di ripensare e riscrivere completamente il sistema del welfare in atto in questi ultimi anni affinché diventi non più emergenziale, ma sia una sistematizzazione nel territorio con proposte concrete e che si faccia carico della persona in difficoltà, avendo come obiettivo finale un reinserimento nella società. Prego, Ornella, domandona che è questa, eh. Sì, infatti diciamo, come avevo detto appunto anche dall'inizio, i progetti della politica di coesione sono dei progetti appunto che hanno un inizio e un termine, non sono cosiddetti, anche se il termine è strutturali, ma non lo sono perché appunto sono dei progetti. E in realtà gli interventi per i senza dimora, che è un problema molto serio a Palermo, così come in tutte le aree metropolitane, sappiamo che nel 14-20 la Commissione ha proprio chiesto all'Italia di definire un piano nazionale per la povertà e in particolare con un ambito e un focus specifico sui senza dimora. Quindi diciamo è effettivamente un tema di sostanziale importanza, però tuttavia ovviamente non si può caricare la coesione anche di aspetti che in realtà non riguarderebbero quest'ultima, ma in realtà riguarderebbero le politiche ordinarie. Da qui una serie di problemi legati al Mezzogiorno e alla Sicilia in particolare, anche la difficoltà che i comuni hanno, anche perché se voi pensate a un bilancio comunale, è molto difficile da leggere, qui sottolineo l'importanza del bilancio sociale o di genere per renderlo più leggibile per i cittadini, e soprattutto quello che spesso questi bilanci sono fortemente messi sotto pressione da una serie di voci. Ad esempio, i bilanci della regione siciliana sono spesso molto pressati dalle voci dei rifiuti che costano moltissimo ai comuni perché il sistema integrato, ecco, non è totalmente efficiente. Quindi certe politiche, come le politiche per il welfare, che non hanno, a differenza della sanità, dei LEA, dei livelli minimi essenziali richiesti per legge, perché altrimenti questo significherebbe che non solo che il livello minimo richiederebbe delle fonti finanziarie, quindi spesso le politiche sociali non hanno questo tipo di livello minimo perché non c'è la fonte finanziaria. Se voi pensate al Fondo Nazionale Politiche Sociali, è un fondo che viene determinato ogni anno, quindi le politiche sociali si organizzano annualmente anche sulla politica, anche sulla politica nazionale, sulla politica ordinaria. Quindi questa è una questione importantissima che bisognerebbe affrontare, ma non solo nell'ottica della politica di coesione, ma in generale nell'ottica di tutta la politica, perché ovviamente sono già degli ambiti fortemente provati sia dalle esigenze che nella regione del Mezzogiorno, dove la povertà è diciamo, fenomeno endemico, comunque i livelli sono elevatissimi, pensate alla Sicilia appunto. Ma questo comunque non comporta invece un'organizzazione e una programmazione pluriennale, perché comunque anche a livello nazionale i fondi vengono definiti annualmente dalle leggi di bilancio. Quindi poi ovviamente poi tutti gli elementi tipici dell'organizzazione delle politiche, come gli aspetti amministrativi, eccetera, ne portano al rallentamento. Però purtroppo, diciamo, dal punto di vista della coesione, gli interventi dovrebbero essere appunto di sostegno, ma temporaneo, legato a sperimentazioni che devono comunque avere un carattere innovativo e comunque sempre finalizzate all'inserimento sociale ed occupazionale di queste persone. Quindi purtroppo la risposta non può che essere questa. Bene, se Bianchi o Guerrini non hanno sul tema nulla da aggiungere, siamo giunti alla fine di questa giornata di dialoghi. Certi chiaramente di non aver esaurito tutte le richieste, le domande che i team vorrebbero farvi. Siamo comunque contenti di aver avuto questa occasione. Prego, Bianchi, dimmi pure. No, io soltanto, Saverio, se stavi chiudendo, volevo fare un No, ringraziamento. vi faccio dire due cose alla fine. Adesso mi piacerebbe. Mi scusi completamente, giusto 10 secondi di ringraziamenti smirati. Ce l'abbiamo il tempo, alla fine sarete gli ultimi a parlare, ovviamente a salutarci. Io vorrei invece
estendere questo video, questa schermata a tutti, diciamo così, i partecipanti a questa giornata, anche a chi è stato in back. Chiamerò di volta in volta, quindi tutti i ragazzi, anche quelli che non hanno parlato, sono invitati ad accendere la loro cam. Intanto partirei dal team IGEA 2.0 e chiaramente vorrei, quindi attivatevi la telecamera voi del team, tutti quanti. Ringrazierei la professoressa Luisa Totino, i ragazzi Domenico Tassone, Chiara Sgambellure e Tommaso Ierinò che hanno partecipato. Grazie tanto. Speriamo di avervi in qualche modo soddisfatto. Passerei al team Terra di Mezzo. Quindi a tutti i ragazzi del team Terra di Mezzo e sicuramente nello specifico chi è intervenuto, quindi la professoressa Rossella Frandina, i ragazzi Alessandra Costarella, Matteo Costarella e Cristian Casella, che non vedo comparire, spero che compaiano di qui a breve, numerosi per salutarci. Team Social Rangers, quindi tutti quanti, ma nello specifico Alessandra Marina Dia, la professoressa, e i ragazzi Martina Zito, Marco Marra, Giacomo Giuliano. Bene, vedo che man mano compaiono. Mi piacerebbe farvi salutare direttamente dai miei colleghi, preziosissimi colleghi. Quindi invito Ilaria Di Leva. Prego, Ilaria, dove sei? Eccoti. Eccomi qua, grazie a tutti, è stata davvero una mattinata super stimolante. Complimenti a tutti voi per il grande impegno e la passione che avete, dato a questi progetti e, per i dibattiti che avete stimolato sui vostri territori. Grazie, grazie davvero. Grazie anche a te, Ilaria e Cristina Di Luca. Cristina, ci sei? Eccoti. Non ti sentiamo, Cristina. La regia. Metti Vedi, l'audio. mi perdo a Ecco. chiudere l'audio di tutti. Grazie a tutti Dunque. quanti, mi emoziono sempre e vedervi tutti insieme è bellissimo. Grazie ai referenti, soprattutto alle docenti e ai nostri ragazzi. E Cinzia Roma, giusto per completare, diciamo, il team dalla parte femminea. Cinzia, ci sei? Sì, mi sentite, mi vedete? Sì. Ti sentiamo, non ti vediamo, eccoti. Ok, ora sì. Grazie a tutti. Queste mattinate stanno diventando veramente delle bellissime occasioni. Spero che lo siano anche per tutti i partecipanti, per i referenti e per i ragazzi. Emerge come i ragazzi producono veramente dal loro lavoro un patrimonio informativo importantissimo, sia a livello territoriale che a livello nazionale. E niente, ancora complimenti e grazie ancora. Il mitico Gianmarco Guazzo. Gianmarco, ci sei? Grazie, mitico Saverio e mitici tutti, mi verrebbe da dire. Allora, io ringrazio e mi fa molto piacere rivedere le professoresse, insomma, che partecipano da anni al nostro progetto, i docenti, gli studenti che portano avanti con grande impegno e dedizione il nostro progetto. Naturalmente grazie ai nostri referenti e ospiti istituzionali. Mi preme dire una cosa fondamentalmente, è che rifacendomi a quello che hanno detto la professoressa Sottotino, Dia e Frandina all'inizio, della valenza principale del progetto, cioè un progetto che unisce, crea ponti, soprattutto in momenti di difficoltà, grazie alla prerogativa digitale e al fatto che naturalmente si guarda un obiettivo comune. Quindi l'apprendere a lavorare insieme, anche a distanza, anche in momenti così difficili, ecco, questo per noi è stato particolarmente emozionante. Mi viene da dire che le vostre parole ci hanno toccato nel profondo, le vostre, quelle degli studenti ovviamente, che hanno presentato in maniera così competente e pertinente i progetti e i lavori fatti in un momento così difficile. Beh, naturalmente siamo sempre al vostro fianco per andare avanti nei prossimi mesi, anche quest'anno, in anno scolastico. Grazie a tutti. Grazie Gianmarco, magari l'anno prossimo avremo la sorpresa, magari lavorerai per farci vedere anche dei ragazzi dalle altre nazioni, tutti insieme, no? Ci sono delle novità che sono in corso e stiamo studiando anche per creare delle connessioni anche tra le scuole italiane e quelle internazionali. Comunque voglio dire, come tutti sapete, mi occupo del progetto internazionale, mi occupo anche di quello nazionale, quindi siamo sempre tutti insieme, insomma, uniti nel team a lavorare per voi.
Certo, è come non concludere con il nostro responsabile, Simona De Luca. Simona, ci sei ancora? Sì, ci sono, ho seguito tutto, vi ringrazio e buona prosecuzione di lavoro a tutti. Grazie a te. E niente, chiuderei invece con i nostri ospiti, graditi ospiti e referenti. Partirei da, insomma, dalla dottoressa Pagano per due saluti, un auspicio, un augurio, insomma, ci saluti lei come vuole. Prego, Ornella. Grazie a tutti, soprattutto ai ragazzi, e speriamo appunto che queste iniziative siano. Bianchi? Hai tutto lo spazio che vuoi, No, arrivate a questo punto. che spazio, no, dobbiamo andare tutti a fare altre cose meno importanti e meno piacevoli, obbligatorie. Quindi volevo ringraziare voi di Open del team di Open Coesione, che siete molto bravi, ma questo io lo sapevo già, diciamo. I ragazzi mi sembrano, sia questi sia altri, mi sembra che facciano un lavoro splendido, e a loro auguro, cioè gli auguro di non fermarsi alle spiegazioni semplici, agli slogan. Questo è un metodo di andare un po' a capire come funzionano veramente le cose per cambiare, perché questo il nostro è un paese in cui tutti amano parlare di cose che capiscono poco. Abbiamo tutti questo limite, ma i ringraziamenti. Sì, siamo tutti, virologi, tutto siamo. No, ma il ringraziamento principale lo volevo fare alle professoresse. Secondo me, questa cosa si basa su di loro e si percepisce la grande passione civile ed educativa che le anima. Semplicemente ci vorrebbero più persone come loro, nella scuola italiana e in Italia in generale. Grazie. Guerini, Giuseppe. Sì, ringrazio sia i ragazzi che le professoresse, ma mi permettete di fare un appello ai ragazzi, non mollate mai, non mollate mai. Io, se volete comunicare con me attraverso Open Coesione per studiare qualcosa in più, per leggere qualcosa in più, fatevi avanti con Saverio, con Simona. Anche per avere degli scambi su alcuni passaggi, su alcune cose. Non mollate mai perché è importantissimo quello che fate, almeno per noi, che cerchiamo di sistemare le cose. Avanti così. Bene, prendete in parola, segnatevelo ragazzi, mi raccomando, poi vi diamo la mail del dottor Guerrini. Che dire, vi ringrazio, per me è stato molto bello, i temi di oggi erano particolarmente vicini a me, ma a tutti noi del gruppo ASOC, e quindi è stata una bellissima giornata. Vi auguro buon pranzo, noi ci rivediamo per chiunque volesse domani con un altro ciclo di dialoghi con la conduzione di Gianmarco Guazzo, e vi ringrazio e arrivederci. Grazie, buona giornata. Ciao ciao. Buona giornata. Valerio, ci fermiamo un attimo noi? Grazie. Sì, noi, voi. Grazie. Eccoci. Allora, senti. Se rimani, Ilano, rimani anche tu, perché la regia. Dimmi, Allora, Giuseppe, ci no, sei? però gli volevo passare questa cosa, ma mentre parlavamo mi sono venute in mente altre cose. Io ho per esempio una cosa che potrebbe essere molto interessante, è la presentazione che uso per il master all'università. E quella io gliela trasferirei perché è anche abbastanza semplice da leggere. Dimmi però come devo fare perché non lo so. Io non so Però come. su questa roba io, cioè, essendo il conduttore, non sono il conduttore per nulla, proprio perché, No. insomma, più bravi sono sicuramente, tipo dire come fare Ilaria o Gianmarco. No, io posso mandare pure per email, non lo so, per me non è un Beppi, problema. la cosa migliore è che scrivi ad ASOC e Sì. sono Simona. Sì, Scrivi perfetto.
scrivi ad ASOC e noi provvediamo a inoltrarla ai team che si sono occupati. Tra l'altro, oltre a questo, ce ne sono altri che hanno seguito tematiche su beni confiscati. Magari anche quest'anno, diciamo, nell'edizione che si va avviando, ce ne saranno, e quindi magari poi lo possiamo, diciamo, proporre come contributo aggiuntivo. Essendo una lezione tua personale, direi che non lo mettiamo tra i materiali, diciamo, aggiuntivi del portale, cioè non lo so, questo No, però, valutiamolo. no. Allora, io la lezione l'ho fatta sul logo agenzia, le faccio sul logo agenzia perché così ho convenuto con i vari direttori, questo non è un problema. Però io ho molte cose da fargli leggere. Per esempio, ti ricordi quella pubblicazione che doveva uscire di Agromafie? È uscita l'altro giorno, quindi quel capitolo lì sulla strategia la possiamo tranquillamente dare. La relazione di Canofari è importante l'inizio e la fine, quello che c'è in mezzo è un po' superato, tutto sommato, però l'inizio e la fine sono molto importanti. Magari tu allora fai una cosa, fai una mail ad ASOC con l'elenco di questi, diciamo, documenti e gli allegati. E anche magari un discrimine tra quello che potrebbe essere pubblicamente reso a disposizione. Correggetemi, Ilaria e Gianmarco, se io non ricordo male, noi sui beni confiscati abbiamo un contenuto aggiuntivo che predispose Libera qualche anno fa, e anche questi, tra l'altro, sarebbe opportuno che venissero, come dire, periodicamente rivisti e aggiornati, perché le cose, diciamo, di contesto sono un po' cambiate. In alcuni casi, ora io non ricordo in modo puntuale, però ricordo che è stato fatto almeno 2 anni fa, non meno, e quindi si può integrare, però diciamo, siccome noi dobbiamo cer sempre cercare di essere attuali, diciamo, nei contenuti, possiamo da una parte chiedere a loro di aggiornarlo e dall'altra integrare anche con documenti nostri, documenti altri, insomma, di altra tipologia, perché è un tema che merita, diciamo, un approfondimento. E però magari tu, Beppi, ci dici quali invece possono essere solo, come dire, elementi da offrire come integrazione di approfondimento a chi ha già svolto una ricerca, tipo i ragazzi di oggi, no? Quindi quelli che hanno già fatto un percorso di questo tipo e uno gli offre ulteriori elementi di approfondimento. Quindi Ok, scrivici perfetto. su ASOC, penso che sia la cosa migliore, e raccogliamo Va poi. bene. Ok? Senti, ti ho girato la risposta dell'agenzia, l'hai vista? Ti Va bene. ho girato la risposta L'ho visto, dell'agenzia. l'ho visto. Ok, Bene, va bene, grazie, grazie Giuseppe, io ti a tutti, lascio. grazie e ci Grazie risentiamo mille. tutti. Io chiudo, Grazie. ciao. Grazie, Ciao a dottor tutti, Guido. grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie.